L'Associazione dei genitori per una scuola pubblica di qualità ha strutturato il progetto Brixia Mate Olympic Game, che lancia lo slogan «Premiamo il merito e costruiamo il talento». L'iniziativa è partita nel 2010 con un progetto che si concretizza in un percorso di promozione e formazione strutturato in più fasi nell'arco temporale di 6 mesi, da novembre ad aprile, con 3 appuntamenti nodali. Uno stage di 3 giorni prima di Natale per un centinaio di studenti, uno stage di 3 giorni prima di Pasqua per una 40ina di studenti, una premiazione finale a maggio. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dei licei e di istituti tecnici della provincia di Brescia, il cui piano dell'offerta formativa sia fortemente caratterizzato da materie matematiche e scientifiche, in grado quindi di preparare adeguatamente gli studenti che intendono partecipare alle Olimpiadi della Matematica. L'idea è partita quasi come scommessa da un esperimento condotto da 2 coraggiosi insegnanti bresciani di matematica del liceo Leonardo di Brescia ed è stata accolta nel suo valore fortemente innovativo dall'Associazione dei genitori per una scuola pubblica di qualità. Alcuni appartenenti all'associazione sono venuti a conoscenza di un'esperienza che al liceo Leonardo io e la mia collega Aurelia Rossi abbiamo sempre portato avanti nel corso degli anni. A livello così un po' tipo volontariato, perché ogni anno noi ci siamo sempre occupati nell'ambito della preparazione della nostra squadra, in preparazione appunto della gara della disfida matematica, abbiamo sempre proposto ai nostri ragazzi del liceo, quantomeno quelli che seguivano un po' il nostro progetto dei giochi matematici, uno stage di Natale svolto appunto lì subito dopo il termine delle lezioni. I primi 3 giorni di vacanza li abbiamo sempre portati in un luogo diverso insomma da quello solito dove ci troviamo normalmente, cioè a scuola, e specialmente gli ultimi 2 anni abbiamo lavorato molto in collaborazione con il liceo di Breno insieme al collega Fiorini appunto del liceo di Breno, e avevamo organizzato appunto questi stage presso una località vicino a Breno, e molto probabilmente sono venuti a conoscenza appunto gli organizzatori, cioè i responsabili del progetto Brixia Mate, anche perché alcuni di loro avevano dei figli che frequentavano appunto la nostra scuola, per cui sapevano appunto della nostra attività e hanno preso spunto insomma da questa nostra attività per poterla poi allargare anche a tutte le scuole della provincia di Brescia. Vedere gli studenti lavorare in situazioni di questo tipo, cioè mentre gli altri sono in vacanza, secondo me vuol dire che il nostro compito è servito a qualcosa. Li vedi che lavorano volentieri, non si lamentano di tutti gli esercizi che gli diamo e di quello che gli facciamo fare. Quindi, e poi sono al di là di questo, che potrebbe essere anche considerato un momento di vacanza. In realtà la ricaduta c'è anche sulla vita di tutti i giorni, sull'insegnamento di tutti i giorni, perché questi ragazzi sono comunque uno stimolo anche all'interno delle loro classi, all'interno delle loro scuole. Adesso poi sta nascendo tantissimo la voglia di competere non a livello individuale ma bensì a livello di gruppo, e questo aiuta tantissimo proprio a far nascere innanzitutto a sviluppare la capacità di lavorare insieme, e non è cosa da poco attualmente nel mondo odierno, e poi soprattutto coinvolge tantissimi studenti nel approfondire, nel fare cose che anche per mancanza di tempo spesso in classe non puoi fare. Queste attività comunque, questi sono giochini spesso ambientati non solo proprio l'esercizio meccanico ripetitivo che rende noiosa la matematica, la rende astrusa, invece spesso questi giochini sono anche calati all'interno della realtà, e quindi ci sono situazioni che potrebbero davvero anche affrontare nella vita. Brixia Mate dunque coglie nel segno questa grande capacità di innovare nel solco della tradizione scolastica italiana e da subito propone sviluppare veloci progetti che dessero ai ragazzi un'alternativa alla loro formazione. In questo caso abbiamo prodotto insieme a Medtronic, che ci ha permesso di finanziare la divulgazione della cultura scientifica, Brixia Mate, uno stage di alta formazione matematica rivolta agli studenti delle superiori, dove quest'anno abbiamo inserito anche i cadetti della terza media provenienti dal circuito di selezione dei kangaroo della matematica, mentre gli studenti superiori provengono dal circuito di selezione dei giochi di Archimede.
Abbiamo aperto per la massima inclusività a tutta la provincia di Brescia la possibilità di candidare i loro migliori talenti a questa esperienza, dove la formazione è sviluppata da 4 normalisti di Pisa, molto giovani, da 25 anni a 31 anni, che hanno un'esperienza di lavoro all'estero, dottorando e postdottorando, e che stanno trasmettendo ai ragazzi l'entusiasmo per una sfida che sia il più simile possibile a quella delle competizioni nazionali di Cesenatico organizzate dal MIUR con le Olimpiadi della Matematica, a cui noi desideriamo tanto questi ragazzi arrivino numerosi. L'anno scorso il medagliere li ha premiati moltissimo, erano 4 le squadre bresciane premiate, 6 le medaglie bresciane raccolte, 2 bresciani che hanno anche partecipato agli allenamenti BRICS e MATE sono andati a Johannesburg a giocare gli internazionali di matematica su 6 italiani. Diciamo che Brescia adesso ruggisce forte nella matematica e nelle competizioni a squadre. Medtronic Invatec crede fortemente nella promozione del pensiero scientifico e della promozione di quello che sarà il talento del futuro, e quindi dove se non nella scuola bresciana trovare questi futuri talenti che potranno sostenere con forza la qualità che da sempre promuoviamo nella creazione dei nostri dispositivi biomedicali. Stiamo sostenendo dei talenti da 3 anni e dei piccoli talenti che erano nel biennio 3 anni fa adesso sono grandi talenti che si stanno avviando all'università. Tutti questi grandi talenti ovviamente hanno intrapreso un percorso di studi che sarà mediamente lungo. Speriamo di poterli assumere tra qualche anno per poter implementare il nostro organico al meglio. Oltre ad Aurelia Rossi e Laura Zicca del Liceo Leonardo di Brescia e recentemente anche a Paolo Fiorini del Liceo Golgi di Breno, consulenti scientifici del progetto, BRICS e MATE usa l'esperienza degli stage, come accaduto anche a Natale 2014 nella sede elegante e particolarmente idonea dell'Hotel Rizzi Aqua Charme di Boario Terme, che ha ospitato l'aspetto logistico e le gare di squadra. Mentre la struttura della Scuola Media Tovini di Boario Terme ha ospitato i ragazzi che hanno seguito i corsi speciali condotti da giovani ricercatori di altissimo profilo: Francesco Cavazzani, Luigi Amedeo Bianchi, Luca Ghidelli e Gabriele Dalla Torre, tutti normalisti di Pisa, che ai ragazzi trasmettono un pensiero libero, grande, aperto e ricco di sviluppi futuri. Il valore aggiunto di questa manifestazione BRICS e MATE è sicuramente quello di riuscire a coinvolgere tanti giovani studenti e avvicinarli alla matematica in maniera divertente, dove tutti partecipano in maniera attiva, collaborando e cercando di risolvere appunto i problemi che vengono posti insieme e attivamente. Queste competizioni, diciamo, aiutano certamente a sviluppare un certo tipo di ragionamento logico nei ragazzi. Diciamo, sappiamo tutti la matematica quanto è importante in molti aspetti della vita, a parte proprio la matematica in se stessa. È un ottimo modo anche per, diciamo, avere dei ragazzi che hanno la stessa passione nello stesso posto e poter stare insieme e divertirsi, insomma, sviluppando questa passione che hanno insieme. Vuol dire far vedere problemi diversi da quelli cui sono abituati, insegnare loro modi per utilizzare quello che già conoscono e nuove tecniche, nuove strategie per problemi nuovi. Molta logica, molta lucidità di pensiero, molta abilità anche di vedere simmetrie, di vedere collegamenti con cose già viste in passato. Bisogna averci un po' di testa, bisogna avere la passione per questa materia e avere la passione più che altro per i bei ragionamenti, e ragionamenti fantasiosi, ma acuti, cioè cercare di andare a indagare il significato profondo del problema, cioè semplificarlo e arrivare alla radice della questione. La fisica insegna che tutto il mondo è governato dalle leggi matematiche, quindi certamente la matematica è un aspetto importante, ma anche diciamo aspetti della vita di tutti i giorni, come il mondo si muove con le leggi dell'economia e tutto quello che abbiamo visto questi ultimi tempi, è tutto regolato da matematica, e quindi diciamo sì, possiamo dire è un po' la base di tutto.
significa che qualunque cosa, qualunque materia decidano di studiare o di approfondire nella vita, nel lavoro, non è più vincolata alla materia stessa, ma ha un linguaggio molto più ricco e molto più formale e logico per essere sviluppata. E quindi può essere portata veramente alla totale comprensione e non a una comprensione superficiale, come spesso succede. Spesso i matematici trovano poi impiego in rami di gestione aziendale o anche altri dei rami delle professioni che non sono strettamente legate ai numeri e alle figure geometriche. Diciamo proprio perché il matematico è abituato ad astrarre il problema e a trasformarlo in un problema del tutto concettuale, dove non importa che ci siano 5 arance o 5 mele, ma ci sono 5 cose che vanno trattate in un certo modo. E la matematica è sintesi delle informazioni del problema e poi risoluzione dello specifico problema. La sfida che uno studente si trova, diciamo, ad affrontare nel momento in cui prova a risolvere un problema è una sfida che viene condivisa anche dagli altri membri della squadra e anche questo è un modo, diciamo, di socializzare, collaborare, scambiarsi idee diverse. Diciamo, l'avere un interesse in comune è uno degli stimoli che spinge la gente a confrontarsi. Tante volte mi è capitato di fare dei ragionamenti che mi sono molto piaciuti e ogni giorno cerco di ragionare con mente matematica, mente scientifica alle cose. Diciamo, la soluzione viene raggiunta nel momento in cui si riescono a mettere assieme idee diverse, approcci diversi. Talvolta addirittura la soluzione è composta da tanti piccoli passi, ciascuno fatto da persone diverse, ma tutti che hanno un obiettivo comune. La società, soprattutto in questi tempi, ha grande bisogno di gente con un solido background a livello logico e in generale, diciamo, matematico, diciamo, nelle posizioni di controllo della situazione. Insomma, c'è tanto bisogno di matematici in questo momento nella società. Confrontare e affrontare, appunto, sfide diverse, confrontarsi con persone diverse, idee diverse, ma sempre, diciamo, proponendo le proprie idee ma ascoltando anche quelle degli altri. È un metodo che noi troviamo particolarmente interessante e che vorremmo che diventasse più diffuso di quanto non lo sia adesso. Si tratta in ogni caso di un progetto di grande responsabilità formativa, educativa e scientifica, certamente non adatto a tutti, ma strutturato per chi ha mente e cuore nel mondo della matematica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, spesso sconosciuta ai più. Io ho sempre avuto una passione per la matematica, fin da bambino, per i giochi di logica, gli enigmi. E alle superiori in prima mi hanno proposto di provare a partecipare a questo progetto Olimpiadi, che ha subito stuzzicato il mio interesse e da lì è nato tutto man mano. E quest'anno è la prima volta che vengo allo stage, anche se ne avevo già sentito parlare quando ero in prima, solo che non ero riuscita a venire perché ero troppo in basso in classifica, però quest'anno ho fatto del mio meglio e sono riuscita ad entrare insieme alla mia amica. Ma è bello, a me piace. E soprattutto è molto coinvolgente, cioè ci sono tanti appuntamenti, tante gare, è bello. È divertente vedere, confrontarsi più che altro con se stessi, vedere quanto si riesce a fare per capire dove bisogna migliorare. Spesso un problema che da soli non si riesce a fare, quando poi si ragiona insieme, cioè ci si confronta, magari poi si riesce perché magari qualcuno ha notato una cosa, qualcuno ha notato un'altra, e mettendole insieme si riesce a risolvere un problema. È divertente soprattutto fare le gare, vedere cosa si riesce a fare, tutte le volte riuscire a imparare sempre di più per riuscire ad andare sempre meglio, appunto, nelle gare. Se si cerca di fare i problemi da soli, oltre a rischiare di fare errori di calcolo che si fanno molto spesso, in generale è più probabile avere idee quando si lavora in coppia, anche perché appunto qualcuno nota una cosa, qualcuno ne nota un'altra, qualcuno
magari cerca di risolvere il problema in un certo modo, qualcuno in un altro, ed è più probabile trovare una soluzione lavorando insieme. Non è alla portata di tutti, è una cosa che richiede allenamento, che è fattibile con un determinato impegno, e i risultati sono fattibili, non è qualcosa di impossibile che ti richiede 5 ore al giorno di studio, però comunque non è una cosa che si può prendere sotto gamba così tanto per fare. Io sin da piccolo, sin dalla quinta elementare, ho iniziato a far gare, quindi da lì mi sono abituato com'era il clima. In prima sono andato con la gara della Bocconi, sono riuscito ad andare a Milano. Molte cose si imparano sul campo, si imparano dalla spiegazione degli esercizi, però se uno si sente la matematica nello stomaco, allora il consiglio è fare matematica. La matematica come insegnata oggi alle superiori specialmente tende a preparare non troppo bene per un ragionamento come di questo tipo, perché è troppo standardizzata e lascia poco spazio alle belle idee piuttosto che al procedimento meccanico, che invece è privilegiato. Infatti molti studiano senza conoscere davvero le applicazioni di quello che poi faranno. Questa matematica, in certo senso, c'era già nella vita di tutti i giorni, solo che non ce ne siamo resi conto finché non ce ne siamo trovati davanti, perché alla fine si fanno cose che secondo me sono molto utili nella vita. Magari non si presentano casi complessi nella vita di tutti i giorni, però molte volte andando per strada si presentano problemi che le altre persone magari non osservano, però fanno partire pensieri nella mente, calcoli apparentemente inutili, ma per la voglia di allenarsi, di far crearsi problemi e saperli risolvere, che è una grande soddisfazione comunque. Quando intendo che è utile nella vita, perché con le cose di statistica, probabilità o anche combinatoria, secondo me sono problemi che si presentano anche nella nostra vita, quindi ci possono essere utili anche fuori da queste gare, perché magari prima che non sapevo che esistessero queste cose, ci avremmo messo molto di più a risolvere un problema anche facile l'apparenza. Però magari sapendo e conoscendo più cose potrei farle un tempo molto più breve e con molta più facilità. La predisposizione gioca sicuramente un ruolo fondamentale, perché le capacità logico-matematiche nella maggior parte delle persone sono innate e si fanno fatica a sviluppare, a differenza di altre materie che comunque difficili, ma dove l'importante è lo studio, mentre appunto nella matematica serve una predisposizione. Comunque la predisposizione in sé non basta, perché bisogna applicarsi allo studio, però certo che se uno non ci arriva in matematica, ma non per colpa sua, ma perché non ce la fa, può applicarsi quanto vuole, ma purtroppo per lui non riuscirà mai ad arrivare a certi livelli. Un po' è predisposizione naturale, poi bisogna avere la fortuna di incontrare le persone giuste, almeno io penso questo. Comunque la matematica serve, e poi indipendentemente dall'università o qualsiasi lavoro farò, comunque saranno delle conoscenze che ho per sempre, quindi proprio per uno scopo personale. Per essere attori primari all'interno del progetto Bricks Amate Olympic Game bisogna che i ragazzi sappiano emergere dal gruppo, dando prova concreta della loro intelligenza attiva e della capacità di essere protagonisti anche dell'economia dell'impresa moderna, che oggi guarda ai giovani di qualità con una richiesta molto ambiziosa e sempre più elevata. Noi chiediamo qualità, ma anche attenzione, attenzione e creatività, e la matematica è una forma di creatività. E quindi per creare innovazione, perché fondamentalmente noi innoviamo, creiamo nuove vie per soddisfare bisogni ancora magari non conosciuti, come adesso stiamo lanciando il palloncino a rilascio di farmaco che sta ottenendo degli ottimi risultati clinici. È un prodotto che abbiamo innovato noi e quindi che soddisferà dei bisogni che magari non sono stati ancora soddisfatti sul mercato biomedicale. Cerchiamo dei giovani talenti, degli ingegneri che abbiano voglia di fare e voglia di mettersi in gioco e alla prova, e lo
spirito di questi ragazzi vedo che è molto simile a quello delle nostre nuove leve. Ci sono dei ragazzi che hanno delle particolari attitudini e sono particolarmente predisposti ad affrontare anche con una certa passione certi tipi di quesiti matematici, anche senza avere basi specifiche. E quindi l'uomo matematico sì, posso pensare che effettivamente esista, ecco, cioè se lo vediamo in questo senso come capacità appunto di buttarsi a risolvere problemi con passione con piacere, ecco. A noi genitori premeva che i ragazzi imparassero a lavorare a squadre anche con le materie scientifiche, perché nel mondo del lavoro premia molto il lavoro di squadra, e abbiamo visto crescere i risultati in 3 anni di sviluppo di questo progetto, e abbiamo notato proprio crescere talenti che abbiamo incontrato quando avevano 14-15 anni, adesso stanno frequentando la quarta, abbiamo visto uscire i diplomati, andare alla normale di Pisa, andare in ingegneria aerospaziale, andare nei settori più diversi, ma restare molto legati. I ragazzi tra di loro gestiscono un gruppo Facebook, Bricks e Amate, noi ci affianchiamo nella comunicazione ai genitori, ai docenti e al mondo dell'impresa, alla quale rivolgiamo ancora una volta l'invito a coltivare i talenti sul territorio, perché sono l'unica chiave di svolta per l'innovazione e per la competizione internazionale. Come insegna questo modo di approcciarsi alla matematica come filosofia di pensiero e come oggettivo approccio ai problemi di ogni genere della vita? Bisogna aprire la mente ad ogni prospettiva, ad ogni suggerimento, ad ogni vento di novità da ogni parte del mondo, proprio come affermato dall'attore e regista australiano Richard Roxburgh. Dobbiamo produrre giocatori dotati di fantasia e razionalità. I talenti di oggi sono gli eroi di domani. Il talento ha bisogno di essere guidato. A livello giovanile, il domani è più importante dell'oggi.